in un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce un mezzo pianto e si innalza altissimo. Va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore. Just a chump to the left. It's out of sight to the right. Lift your hands and your hips. You've been an easy time. Bodies of pelvic jazz that really drives you insane. Let's do the tightrope again. Noi diamo il benvenuto nei nostri studi ai Diva and the Criminals. Buon pomeriggio, ragazzi. Non sapete, buon pomeriggio, no, sapete, sì, baciamo le mani. Vabbè, ho capito, noi qui a Roma abbiamo un linguaggio un po' diverso. Sarà anche... adesso ci siamo noi. Adesso ci siete voi. Invece baciamo, come ti chiami tu? Ah. Io mi chiamo Valerio. Valerio, vero. Federico, ma stare un bello cazzo. Federico, stare un bello cazzo. Non ci sono. E tanto cambia poco, perché comunque sto qui, insomma, non me ne posso andare almeno fino alle 5. Cortesemente il nostro Valerio per l'assistenza che ci sta facendo. Sì. Vabbè. Facciamo una premessa. Vi devo una premessa, la devo anche ai nostri ascoltatori. Voi siete una banda di incalliti criminali evasa da un carcere di massima sicurezza. Ma che se dici tu? No, questo l'avete scritto voi. Avvocato. Sono informazioni che sono suscettibili di indagini ulteriori. Valerio, ti posso fare una domanda? Prego. Hai dei figli? No, ancora no. Ci sto pensando. Pensaci a questa cosa che stai dicendo. Vedi, non la posso finire di leggere questa cosa qui. Penso da no. Vabbè, parla. Perché l'avete scritta su Facebook, non è per niente. Allora, il commissario Skassex, niente meno, chi è che non lo conosce, sarebbe sulle vostre tracce. I malfattori, cioè voi, per sfuggire alle forze dell'ordine, vi siete mescolati a musicisti della capitale e per buttarla in caciara vi siete inventati un repertorio fatto di mashup musicali. Ora, la domanda è: evasi da un carcere di massima sicurezza nel quale eravate detenuti, per quale motivo? Questo lo possiamo dire. Valerio, ti faccio un'altra domanda. Ecco. Vai, prego. Preferisci la variante da Valico? Sì. O il pallone sulla 24? Come ti piace? Beh, non lo so, ma la 24 è più vicina, se non altro magari allora, è facile di trovare. Sulla 24, ci siamo. Però me lo potete dire, no? In realtà noi abbiamo messo su questa banda di qui. Il vero problema è che stiamo rompendo i maroni, si può dire, ma... si può dire, ma abbiamo detto delle cose ben peggiori, insomma, sì. E stiamo rompendo i maroni alle case discografiche perché stiamo facendo i mashup e loro non sanno più come prendere i soldi, giusto? Certo, quindi va bene sta cosa. E abbiamo pensato, ma come possiamo fare? Allora abbiamo deciso di aprire un canale, queste minchiate Spotify, Apple Music, si può dire minchiate interessante. Si può dire Spotify. A Spotify si può dire assolutamente, ancora di più secondo me. Apple Spotify, ma che resto Spotify? Una cosa utile. E abbiamo pensato di fare una nostra etichetta discografica con lo streaming e tutte queste menchiate qua, apposta per quelle come noi che dobbiamo purtroppo per lavoro dobbiamo andare ad ammazzare la gente per perché lavoro. Ci rompono i coglioni. Allora noi non è che suoniamo, noi suoniamo per film, certo. È un GD, però suonate bene, questo non ma grazie, ringrazio, bravo, ma volevo dire, è simpatico Roberto, è simpatico sto fatto delle canzoni mischiate. È venuto pure perché noi non siamo cazzi di fare una canzone dall'inizio alla fine, perché non abbiamo mai suonate, certo, quindi voi io sinceramente a Gittuaio proviamo, ma non c'è una canzone intera, non per dire niente, però secondo me così è più difficile che suonarne una dall'inizio alla fine. Ma che stai sfuttendo? No, sono serio. No, cioè, tu stai sfuttendo. No, Federico, chi mi sta sfuttendo? Music is the fire, so open up your eyes. Time is running out, so follow through. Que bom, que bom.
do. Oh no, I know what to do. Hello. Sentite, come scegliete voi i brani da riproporre e mesciare? Ammesso in un concesso che si dica mesciare, insomma, io sono abbastanza ma ignorante. Che si sta sfuttendo? No, perché a me pare sempre che sta sfuttendo. No, no, mesciare è un termine tecnico, cioè quello che fate voi, no? Ah, cioè, vabbè, allora mesciato. Ma io se tu porti rispetti, porti rispetti. Ah, assolutamente, mega, vi abbiamo invitato qui, scusate, vabbè, più posso. Rispetto di così. Si può avere un bicchiere d'acqua? Adesso arriva, arriva una almeno bottiglietta, un bicchiere d'acqua, una bottiglietta, una bottiglietta. E io poi mi faccio nervoso, già no, lo so. No, stai calmo. Federico, parlaci tu, ah. Su come si fanno i mischioni. I mischioni. Il mischione te lo può spiegare sì. Quel presente Ruggero Poliedrico? Sì. No, Poliedrico, Poliedrico è il proprio cognome. Ci terrei in particolare, in qualità di rappresentante legale ufficiale prego. Della banda, a dare i contatti del gruppo. Sì. Noi siamo ma lui ti sta chiedendo come si fanno i mesciappi. Vabbè, facciamogli dare ma i contatti. Facoltà di rispondere nel modo più consono. Capito che fate come mi pare. Certo, taglio le corde del mandolino. Siamo presenti su Facebook come sì. Diva and Criminals, siamo anche presenti su Instagram come Diva and Criminals e siamo presenti su YouTube con un canale che si chiama Diva and Criminals. Venga, che fantasia. Vabbè, tutto, bravi, tutto che torna. Vabbè ragazzi, io a dia di tutto vi ringrazio per essere stati con noi, tanti complimenti dei nostri ascoltatori per quello che ci avete suonato. Grazie a Diva and Criminals, ciao ragazzi. Ciao.